Allora ragazzacci, buon venerdì. Oggi una sbarbatina particolare, una sbarbatina dedicata a un grande appassionato della rasatura tradizionale che incontrate nel gruppo Montefeltro, l'amico Ivan. Veramente quando Ivan descrive le sue sbarbate, ragazzi, è una poesia proprio. Sente la rasatura, la vive. E sta aspettando questo sapone, mi ha chiesto com'era. Allora gli faccio il piacere di provarlo oggi in rasatura, così lo scimmio a milione, a mille, mentre aspetta che gli arrivi il sapone. Questo è il sapone della linea o della marca First Line Shave americano al tallo nella sua versione 3.0, credo che è la ultima che hanno fatto. Delmar Boulevard è una delle strade più conosciute di St. Louis, credo, che è da dove viene questo sapone. Sì, St. Louis. Deve essere una passeggiata. Per esempio, noi a Firenze abbiamo, mi sono dimenticata come si chiama, Via Calzaioli, dove andiamo a fare lo struscio. E mi immagino che camminando, lungo questa strada, le persone, belle profumate, che camminano, lasciano la scia. Infatti, questo sapone, ispirato a un profumo famoso, ora non ricordo esattamente come si chiama, più che famoso, diciamo un sapone, un profumo di nicchia, perché ho visto che una bottiglietta piccolina di 20-30 ml in Amazon costa sui 200 dollari, che immaginatevi, è proprio è una profumazione veramente elegante, si sente qualcosa di floreale. Infatti so che nella piramide c'è la violetta che si sente molto di più nell'after e poi c'è come una nota agrumata. Infatti è un profumo dato per la primavera e l'estate, veramente molto adatto per il periodo estivo di ora. Veramente spettacolare. Si sente qualcosa di fiori, vi dico, sento una frutta un po' agrumata e ci deve essere qualcosa di legno anche sotto, si sente una nota leggerissima legnosa. Allora, senza più tanti preamboli, andiamo a sciogliere il sapone in ciotola. Prendiamo un pezzettino di sapone, come sempre, un pochino di più, ne ho preso un po' poco. Allora, approfitto per mettere un pochino di acqua in ciotola. E vedete, non mi limito solo a schiacciarlo, se no che io quello che faccio è che lo aiuto con i diti a sciogliere fino a ottenere come una pappa per bambini. Così faccio molto più veloce poi con, vedete, non so se la camera riesce a inquadrarlo, lo sciolgo praticamente il sapone, così con il pennello poi si fa in un attimo a montarlo. Allora, mentre il sapone si scalda un po' nella ciotola e così butta fuori tutti gli oli e i burri, vi parlo un attimino del rasoio. Come avete potuto vedere o sapere da ieri dal video, e questo è il Seigus Zeppelin nella versione sempre V2, però questo, se potete vedere, spero che la camera riesca a inquadrarlo, ma se c'è la lametta non so come prenderlo, non mi vuole tagliare. Questo è la versione 0909, cioè ambolato, a differenza del rasoio di ieri che erano differenti, in questo caso sono uguali e hanno un gap di 0,90. Infatti, se vedete, il gap è abbastanza elevato del rasoio. L'unica cosa è che il rasoio ha un'esposizione ma leggerissimamente positiva e anche questo ha questa curvatura, vedete, ha il sorriso triste, e questo è molto più efficace del rasoio usato ieri. Ieri la 0,5, insomma, con me non è che vada tanto d'accordo, più la 0,7, però con questo è proprio arriviamo al top di efficacia. Allora, pennellino di oggi l'avete già visto, il manico è il Violong che era in cavallo, però come pungeva troppo io l'ho tolto il manico e ci ho montato questo Boti Super HD. Allora, cominciamo il montaggio del sapone. La lametta è la Vijon che ho usato ieri, che è andata veramente veramente bene, la voglio provare e riprovare anche su questa manica, su questa testa con più gap, vediamo come va. È super platino la lametta.
Allora, qui sta venendo fuori, ragazzi, una profumazione pazzesca, ve lo dico. Ivan, vedrai quando lo provi sto sapone che profumo che ha. Veramente un profumo di nicchia. Allora, io direi che in ciotola, vedete, ci siamo, bene o male, il sapone si è sciolto tutto benissimo. Una bella schiuma, mamma mia, che profumo! Allora, montato si sente di più la violetta, il floreale, così come nell'aftershave. Si sente la nota floreale forte. E annusato dal barattolo ci sentivo più una nota agrumata e legnosa nel sapone, però una volta montato la nota floreale di violetta viene fuori più forte. Sapone che non fa una schiuma voluminosa, comunque questi saponi li conosco, sono veramente ottimi ragazzi, scorrevolezza della lama pazzesca. Beh, io direi che ci siamo, per non fare il video troppo lungo, è stato a guardare questo tonsore, ore e ore a spennellarsi in faccia. Allora, Seibus Zeppelin, 0,90 di gatto, sono partito col traverso, abbiamo letto del pelo. Allora, la lametta, ragazzi, si sente appena. Il rasoio, nonostante abbia un gap importante di 0,90, secondo me è un rasoio delicatissimo. È un rasoio anche abbastanza facile da usare. L'unica cosa. È un rasoio molto peso, molto molto peso, sia la testa che il manico. Magari per chi sta iniziando, con tanto peso così, potrebbe risultare un pochino difficile mantenere la mano leggera. Magari la versione 07, 05 potrebbe essere la più appropriata. Qui si sente appena un pochino di più la lametta, ma come esposizione comunque siamo lì con lo 0507. La soglia che va tenuto con mano leggera, però lo definirei un rasoio delicato. C'è questa sensazione della lametta presente in faccia. Un po' livido oggi il sapone, comunque c'è una scorrevolezza fantastica. Il rasoio veramente lo fa volare in faccia. Poi
è un sapone che rimane bello idratato, bello morbido, veramente. Si sente che ammorbidisce il pelo, fa il suo lavoro. La metta sta volando in faccia. Taglia benissimo. Stranamente, ragazzi, guardate, mi hanno veramente sorpreso in positivo, eh. So se qualcuno di voi le ha provate, mi mette nei commenti. Le sto sentendo favolose. Molta più efficacia questo 09. Guardate, sono già liscio completamente. Avete visto ieri, ci avete visto il video che ho dovuto ripassare più volte avendo fatto il traverso con la 05, che alla fine ho dovuto usare addirittura un pochino la 07. Oggi sono già liscio e ho fatto solo il traverso. Anche la giugulare sono praticamente lisce già. Veramente l'efficacia di questo 0909 su di me, per come io mi rado, è superiore allo 0705. O magari dovrei usare nell'altro solo la parte 07, la 05 mi rimane un po' troppo delicata. Oggi con questa qua, perfetto. Appena appena un pochino zona bassa, un ritocchino, ma non c'è più niente, ragazzi. Sentite che già la lametta non canta, ci è arrivato per nulla. Porta via tutto. A posto, ragazzi, brava, perfetta. Anche zona branchi, giugulari. Benissimo. Guardate, barbata perfetta. Avete visto che oggi, nonostante stessi usando un gap più elevato, un rasoio più efficace, non mi sono fatto nemmeno punti rossi, cosa che mi sono fatto ieri, però proprio per quello, perché a volte usando rasoi un po' troppo delicati, dipendendo dal tipo di barba chissà che abbiamo, anche della tecnica che usiamo, abbiamo passato troppe volte e alla fine scappano fuori i red point. A volte è meglio magari un rasoio un pochino più efficace, meno passaggi, ci si irrita anche meno. Su di me, sicuramente questo 09 è meglio che l'altra versione. Poi certo, ragazzi, dipende anche dal tipo di pelle che uno ha, eh. Ricordatevi sempre che io ho una pelle molto resistente, molto dura, e
Prima di fare i video, io mi facevo la barba praticamente 2 volte al giorno. Come qua fa molto caldo, doccia mattina e sera erano 2 barbe. Poi certo, per fare i video ho ridotto e faccio 1 volta al giorno praticamente. Però non posso stare con la barba lunga, mi dà un prurito a me già dopo 24 ore da morire, poi specialmente con questo caldo che qua uno suda molto. Allora ragazzi, bruciore. Pochissimo, appena appena in qualche puntino, ma appena appena. Avete visto che oggi forse ho messo un pochino troppa acqua nel sapone, era più un sapone chissà da mano libera o da sciavette. Però nonostante questo e nonostante che stia usando un rasoio, insomma, che è abbastanza efficace, avete visto che anche con un sapone un pochino più liquido si può tranquillamente portare a casa la sbarbata. Anzi, vi dico la verità, io preferisco il sapone un po' più liquido che a pastoso. Perché tanto lo che chiamate protezione io lo ottengo mantenendo la mano leggera con il rasoio. E preferisco allora un sapone scivoloso che mi faccia correre la lama più che un sapone che è troppo, troppo grosso in faccia che me la frena. Allora, il sapone è ottimo, il rasoio volava veramente in faccia e la profumazione, ripeto, di vanno è spettacolare. Allora, aftershave che ha, scusate, un po' di raffreddore, oli in sospensione anche parecchi, e questo colore è dato dalla bottiglia e non è dato dall'after. Va sciabordato bene, diventato del latte. Allora, la botta alcolica praticamente non l'ho sentita in faccia per niente. Bruciore zero. Rodatura è stata delicatissima stamani, ottima. Allora, nell'after sento molto di più la nota floreale di violetta, ancora di più che il sapone montato. Un after che, come l'ho usato ieri, va lasciato qualche minuto. Perché cambia il profumo e viene veramente una profumazione spettacolare, estiva sicuramente. Un floreale elegante, estivo, bellissimo. So che Ivan non è potuto prendere l'after, ma non avrei difficoltà a trovare un after da mettere su questo sapone. Basta che sia qualcosa di elegante, magari floreale. Allora, ragazzi, che dire? Facciamo una piccola conclusione. Sapone First Line sono tanta roba. Tanta tanta roba, specialmente questa Formula 3, un bel sapone veramente, a me mi piace molto. Credo che c'è latte di asino questo e tallo. Questa è la profumazione, mi è piaciuta tantissimo. E Sehgoon Zeppelin, questo vedete è uno degli ultimi manici che è uscito, differente a quello che ho usato ieri. Ve lo faccio vedere tutti e due insieme. Vedere dove ce l'ho, dove ce l'ho, dove ce l'ho, dove ce l'ho, troppi rassegnazioni, mi trovo. Eccolo qua. Vedete che sono differenti i manici uno dall'altro, però la testa è esattamente identica, è la versione V2, questa 0507, questa 0909. Un bel rasoio, ragazzi, un bel rasoio. Questa curvatura della lama, magari all'inizio uno può storgere un po' la bocca, però quando poi la capisce usandola, veramente regala sbarbate meravigliose. Su di me con la mia mano vado meglio con lo 09, mi sono onesto. Però chissà perché c'è meno esperienza, questo qua lo 05, 07, o c'è anche la versione solo 05, 05, 07, 07, forse sono più raccomandabili. Si potrebbe paragonare un po' al Lupo 50, 70, 90 e siamo lì all'incirca. Solo che questo ha un'altra sensazione di taglio. Questo è tipo uno slant. Si sente poco la lametta, però il rasoio è veramente, veramente efficace. A me piace abbastanza questo rasoio. Vi ripeto, specialmente lo 09.
Ragazzi, mi hanno stupito queste lamette. Avete visto, oggi era il secondo uso, era la stessa lametta di ieri. Taglia perfetto, eh? Veramente eccezionale. Ora la butto comunque, però veramente eccezionale. Mi è piaciuta tantissimo, specialmente su questo rasoio, è come mi ha tagliato la barba. Perfetta, veramente. Va bene, che altro dire? Ragazzi, questi nodi della Botti valgono veramente la pena, questi tasso. Sono morbidi, montano bene, hanno un buon backbone con 25-30 dollari, dipendendo dalla misura del ciuffo, portate a casa un ottimo pennello. L'unica cosa, poi magari comprare un manico che vi piaccia o comprate uno da loro, l'unica cosa che dovete specificare è l'altezza del nodo, come lo volete. Io normalmente sul tasso lavoro fra 50 e 52 mm di altezza del nodo. Normalmente con questa misura viene un ottimo backbone. Con 50 viene un pochino più duro, 52 un pochino più morbido, dipendendo da quello che volete. Va bene, ragazzi, anche per oggi è tutto. Allora ci risentiamo magari domenica, eh? Magari domenica saliamo un video, buttiamo su un video. Ciao, grazie a tutti.